L'agente di polizia impedisce all'uomo di lanciare il sasso contro il finestrino dell'auto. E controllerà cosa c'è nell'auto. L'ufficiale di polizia dice che c'è roba buona lì. L'uomo cerca di fermare il poliziotto. L'ufficiale di polizia dice che l'uomo è molto intelligente ma non sa cosa può fare. Vede alcune chiavi sul pavimento. E si rende conto che viene dall'auto. La ragazza è priva di sensi. Ma il poliziotto prende i soldi che le stanno addosso. Cerca di svegliarla, ma non funziona nulla. E poi decide di prendere i soldi che sono nella ragazza. Dopo aver risparmiato i soldi, chiama il centro, chiedendo rinforzi, poiché all'interno dell'auto c'è una donna svenuta. E l'uomo tira il poliziotto. Chiede cosa vuole il pazzo. E il poliziotto dice all'uomo che imparerà una lezione. Il collega appare e chiede cosa è successo. L'ufficiale di polizia dice che questo è il sospettato. E commenta che la vittima è all'interno dell'auto. E per finire, volevo rompere il finestrino della macchina. Il poliziotto chiede se la ragazza sta bene. Lei dice di sì. E il poliziotto si chiede cosa sia successo. E ordina di lasciare in pace l'uomo. Il poliziotto non capisce niente. La ragazza dice che le mancano i soldi. E l'ufficiale di polizia dice che deve essere stato l'uomo. L'uomo non parla ma cerca di dirgli dove si trova. Il poliziotto ne approfitta e porta via l'uomo. E il poliziotto chiama la ragazza perché la accompagni. Il poliziotto dice all'uomo di stare zitto. L'ufficiale di polizia dice all'uomo di aprire le gambe. E il poliziotto perquisisce l'uomo. Cerca di mettere in guardia sui soldi. Ma il poliziotto non capisce niente. E il poliziotto dice che l'uomo deve aver nascosto bene i soldi. La ragazza dice che stava girando un video prima di ammalarsi. L'ufficiale di polizia dice che questo dovrebbe essere detto in anticipo per aiutare. La ragazza vede il video e lo mostra al poliziotto. L'agente di polizia dice di aver impedito all'uomo di rompere il vetro. Il collega dice che il ragazzo è una vergogna per l'azienda. Ed è delusa dal comportamento del poliziotto. E volevo ancora incolpare una persona che è PCD e riesce a malapena a difendersi. E oltre a perdere la divisa, verrà arrestato. E non gli mette nemmeno una mano addosso, quindi non se ne va di qui imbarazzato, e la sua situazione non sembra peggiore. E dice che risponderà di tutto quello che ha fatto. Toglie le manette all'uomo. E se ne va con il poliziotto corrotto. La ragazza ringrazia l'uomo per il suo aiuto. E la ragazza le chiede se può incontrarlo domani, così da poterlo ripagare. Dice che non c'è nessuna carta qui. Ma possono incontrarsi da queste parti, e lei può aiutarlo in qualche modo. L'uomo è felice. E se ne va. Finisce per parlare. Gli chiede se parla. Lui dice di sì. Chiede se li stava prendendo in giro. L'uomo dice che è solo un personaggio, perché così può ricevere più elemosine per strada.
E ogni volta che chiede l'elemosina, nessuno gli dà. E ha anche provato ad aiutare la ragazza, ma non ci è riuscito. E la ragazza dice che non sa nemmeno cosa dire. E gli darai un voto di fiducia. L'uomo dice che non se ne pentirà. E i due si salutano. La ragazza dice che è stato bello che sia venuto. E dice che questi sono gli accessori dell'opera. E dice che dovrà essere agile perché presto arriveranno i clienti. L'uomo dice che farà del suo meglio. E lei ti dà il benvenuto. E l'uomo dice che farà del suo meglio per essere un buon impiegato. L'ex agente di polizia appare e chiede della ragazza. L'uomo risponde. E il ragazzo chiede cosa significa. E si chiede se sta ingannando la ragazza. Chiede cosa sta succedendo. Il ragazzo ti chiede se ti ricordi di lui. Lei dice di sì. Il ragazzo commenta che è andato da lei solo per scusarsi. E la ragazza le chiede se è così che si scusa. Il ragazzo dice che è stato perché ha visto l'uomo parlare. E sa di aver commesso un errore, ed è per questo che ha perso l'uniforme. Ed è per questo che è là fuori a cercare lavoro. Ed è andato da lei per scusarsi per quello che ha fatto, perché non avrebbe dovuto farlo. E commenta che sua madre è molto malata, e quando ha visto quei soldi, ha pensato solo alle cure che sua madre deve sottoporsi, e li ha presi per disperazione. La ragazza dice che non ha bisogno di spiegazioni. E dice che il ragazzo è dispiaciuto. E la ragazza dice di aver dato all'uomo questa opportunità perché lui l'ha aiutata. L'uomo chiede un favore al suo capo e lei gli chiede quale sarebbe. E l'uomo invita il ragazzo a pranzare con loro. Il ragazzo dice che non può pagare. L'uomo dice che può detrarlo dal suo stipendio. E il capo dice che lei insiste per pagare. Il ragazzo è immensamente grato per il loro aiuto. E l'uomo dice di non avere alcun risentimento. E i due si abbracciano. E il ragazzo si scusa con l'uomo. E pranzeremo tutti insieme.